and it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way. Colazione, con la colazione che vi ho fatto vedere nel mio ultimo video Cosa mangio in un giorno, andatelo a vedere sul mio secondo canale, ed è buonissima, la sto amando troppo. Aiutatemi a trovare un coso che non fa schifo qua. Qui mi reggi dentro come nessuno mai. Dentro è tutto acceso e fuori è buio. Sorridimi sempre perché ti voglio bene. Quando impazzire questa stanza di stare male. È una mattica in macchina. Siamo pezzi perfetti, ma neghiamo lo stesso. Siamo la musica che suona, mentre fuori c'è il silenzio. Dentro è tutto acceso e fuori è buio. Ragazze, buongiorno e benvenute in questo nuovo vlog che è cominciato tardi, perché sono praticamente le ore 14 e io, cioè da stamattina fino ad ora, ho già fatto milioni di cose e già sto esaurita. Non è vero, sono felicissima, perché non so voi, ma a me il sole mette, cioè oggi è una bella giornata, c'è un sole pazzesco in quel di Napoli. Poi ho i capelli puliti, ma vi spiego la mia felicità come semplice, non lo so voi, però le ragazze mi capiranno. Quando hai i capelli appena puliti, hai cambiato lo smalto, hai fatto le mani e i piedi, hai fatto la ceretta e tolto tutti i peli, il ciclo ti è già venuto da qualche giorno, quindi allarme ciclo passato, non è più il ciclo e ci vorranno altri 25 giorni per rimetterti il ciclo. Ragazze, ma mi dite cosa c'è di più bello? Cioè, sono felice, a me basta questo. Cioè, veramente, non lo so, la sensazione che mi viene. Cioè, non so voi come fate a trattenervi dall'essere felice. Cioè, è così bello essere felice e ridere. A me ogni tanto viene questa smania di accendere la musica a palla e ballare, cantare, non so, abbracciare la gente, sorridere, ridere e fare la stupida. E niente, io davvero a volte penso di essere nel pieno dei miei disturbi mentali, cioè penso che forse sto impazzendo, perché davvero sento proprio la vita scorrere le vene e non ce la faccio a trattenermi, mi devo alzare, devo gridare, devo cantare, devo ballare, devo ridere e devo fare la stupida. Non so se questo è normale, ma chi se ne frega, insomma io voglio vivere così. Comunque già vi dico che ho fatto un'enorme cazzata, perché praticamente ieri mi sono fatta fare la ceretta e baffetti dall'estetista, cosa che io non faccio quasi mai perché ho pochissimi peli e sono talmente chiari che è una peluria. Però ho detto vabbè, mo me la faccio, sapete quando c'è un cavolo a cui pensare, cioè vabbè, me la faccio. E mi sono ricordata, perché non la faccio mai, perché erano mesi praticamente non la facevo, forse un anno non la facevo, mi sono ricordata perché ogni volta che la faccio, quella maledetta ceretta, mi escono tutti i brufolettini, non so, ci fate caso. E quindi secondo me è meglio, contraddetemi se sto sbagliando, è meglio qualche peletto, un po' di peluria, piuttosto che questi brufolazzi che fanno schifo qua sul baffetto. E quindi un'enorme cazzata, ma felicità, ora sto andando, ora ragazzi, è un'ora d'ora. Ora sto andando dalla mia amica Tiziana Stizzo ai Colli Aminei, perché dobbiamo fare tante cose belle assieme. Adesso vi faccio vedere. Ricordati sempre che io ti voglio bene, un bene che va oltre la pelle, oltre il tuo nome, oltre quello che ci siamo dati e poi ci siamo tolti. Odio. Voglio bene perché non l'ho scelto. Ti voglio bene perché odio il modo in cui mi leggi dentro come nessuno mai. Vai. Siamo pronte. Abbiamo appena finito
Guardate che belle le mie ciglia. Sto riposando. Abbiamo fatto l'extension alle ciglia, abbiamo fatto un piccolo ritocchino, sono bellissime, occhi da gatta. Che poi, tra l'altro, c'ho l'iPhone perché la fotocamera si è scaricata. Spero che Sempre. sempre si L'unica scarica. pulita, sì. La fotocamera Però si intatta. vedono bene, dai, si vedono bene, c'ho un po' gli occhi stanchi perché sono stata tanto tempo stesa. Comunque non fa male, anzi, io che faccio quando mi fai le ciglia? Mi addormento, russo proprio, mi addormento russo. Comunque sono bellissime, le adoro troppo e ringrazio la mia amica Tiziana Ciao, Stizzo. Veniteci da lei mi ha stupita perché è ragazze, la però è più brava. bravissima. No, tu sei brava. Anche tu, Lei è anche la tu. più brava veramente del mondo. Ciao. Non solo per l'extension, ma anche per il tatuaggio alle sopracciglia. Quello sì, quello sì. Vogliamo fare un po' di pubblicità? Dove ti trovi? Ai E Colli quelli amidei. Amidei. Tatuaggio non è una cosa. Facile da fare. Infatti, perciò Infatti, io informatevi bene prima di avevo avuto una mettervi. brutta esperienza, ti ricordi prima? E lei mi ha salvato perché mi avevano fatto un guaio. E da allora siamo diventate amichissime, inseparabili. Io Inseparabile. adoro lei e lei adora me. Sì, ragazze, sono a disposizione. Venite quando volete. Se avete Perché dei problemi con le sopracciglia, ve lo è risolvo. Se le vero. volete E invece poi devo dire ricostruire, ve questa lo cosa. risolvo. Guarda questi paparetti Qualsiasi. invece. La cazzata che ho fatto io ieri. Che hai fatto? Te la sei premuto L'este, tu no, così? l'estetista mi ha fatto i baffetti e mi sono usciti i Ah, brufoletti. estetista. E chi è È una quest'altra? malvagia cattiva, no, poverina. Sono io che ho la pelle molto sensibile. Infatti, non li faccio mai i baffetti. Infatti non Comunque, li volevo dire questa devi fare. cosa di Tiziana. Non perché è mia amica e la adoro, però, oltre ad essere una grande professionista, è anche una bella persona, come ce ne sono veramente poche. Non Giuro, mi veramente. È disponibile, buona, è brava. E sì, vedete qua, fate pure una risata. Quindi, viva Ok, Tiziana ragazzi, vi Stizzo. aspetto. Dai un bacino, eh. Ciao. Allora, ragazzi, ho fatto tutte le mie cose a computer, ho lavorato un po' d'ora a computer e infatti sto stanca. Adesso scendo, vado, mi incontro con un mio amico, mi vado a prendere un caffè e poi devo assolutamente andare al supermercato perché mi servono due o tre cose proprio indispensabili. Tesoro, tu che fai? Lei in quel momento in cui è interdetta. Comunque, ragazzi, anche voi quando mangiate gli spinaci, dopo vi sentite come tipo il ferro in bocca, non lo so, sta cosa è strana, senti. Bocca, il ferro, comunque si sente. Non so se sono io o sono folle. Morine, pupi. Come outfit mi sono messa i miei soliti stivali bassi perché voglio stare comoda. E poi mi sono messa uno di quei maxi dress sotto di lana. E queste calze che non so se si riesce a vedere, ecco qua si vede, sono carinissime perché sono finto tipo leopardato. Però da lontano comunque l'effetto è molto sobrio, insomma non si vede, insomma sobrio. Mia sorella non sarebbe d'accordo. Poi la mia borsa, questa me l'ha regalata lei, mia sorella, tanti anni fa, la adoro. E poi cappellino perché fa freddo. E vai, vamos, vamos alla playa. Amore, tu che fai? Vado a fare due chiacchiere col mio amichetto. Andiamo? Tu che fai? Vieni. Beh, raga, la sfiga più assoluta e totale e suprema. Ho bucato una ruota. Che poi la cosa più bella è che mentre camminavo ho preso tipo un fosso clamoroso e ho sentito proprio. Cioè, ho sentito proprio tipo quando si buca il gommone. Ho detto, oddio, ma che cos'è questo rumore? Poi ho iniziato a dormire a sentire la ruota. Adesso che palle. Oggi arrivati ci lui. Vai va. Il mio amico è molto curioso. Aspetta, Mi fa un sacco di domande. Cosa vuoi? metto sul video. Sì, ho fatto due video. Sarebbe? Due video che non ti posso dire, Ah, segreti. Diamoci sto caffè, eh. ok. Vai. Questi sono carini, infatti se questi me li piglio. Questo costa 59 leggings o sciarpa, meglio nero o blu, indecisa. Carini. Tutto a posto ragazzi, già ho speso 50 euro di roba che non mi serviva, inutile, appena entrata, dopo 3 minuti che sono entrata nel supermercato, di cose inutili, e ancora non ho iniziato a fare la spesa, yeee. Vai così, vai. Stupenda, ma dura poco. Vabbè, ragazze, epico. Cioè, praticamente, che è successo? Si è bucata la ruota. Comunque, sono andata da questo mio amico. Abbiamo preso un caffè, abbiamo chiacchierato. Poi, praticamente, ho chiamato mio padre.
stava cambiando la ruota, nel frattempo mi sono presa la sua auto, ho detto papà vabbè, mentre tu cambi la ruota io vado a comprare qualcosa se lo supermercato chiude. Quindi sono andata al supermercato, ho comprato tante cose, adesso vi faccio vedere, tante cose carine ho comprato. E adesso devo andare a casa, che poi tra le altre cose, la cosa bella di quando vai in palestra, cioè ragazzi ho portato quattro buste, quattro enormi, senza carico, cioè il supermercato è vuoto perché praticamente è tardissimo, e senza carrello, le mani, cioè praticamente guardate qua, cioè le mani tutte rosse, fanno malissimo, però ce l'ho fatta, che sono forte, questo è il bello di andare in palestra. Girl power! Girl power, un cavolo, che per cambiare la ruota è dovuto venire mio padre, quindi girl power sti cavoli. Vabbè, però almeno le buste le ho portate io. Devo far vedere, l'ho messa tutta qua sopra per farvi vedere, perché so che vi interessa sempre curiosare nelle mie spese. Sì. Qua c'è del pesce spada, che non lo trovo mai, stranamente l'ho trovato, l'ho preso. Qua come salumi, stavolta ho preso del crudo e della fresa di tacchino, sempre per il solito fatto che la bresaola è troppo salata e non la sto sopportando. Poi delle scime di rapa troppo buone, che tipo pugliesi, sono, ho preso due scatole, non le trovo mai, tipo friarelli, scime di rapa, queste con le cimettine, sono troppo buone. Insalata, bio, poi il salmone affumicato, che anche questi qua non li prendo mai, però ogni tanto per cambiare, amori, ogni tanto per cambiare, che di solito prendo fresco, perché questi qua contengono comunque conservanti, sale eccetera, quindi li mangio comunque di meno rispetto al salmone fresco. Stavolta non c'era quello fresco, quindi ho preso lo spada e questi qua. Poi ho preso questo qua, che è un balsamo bio, che non ho ancora provato, però avevo comprato lo shampoo e mi era piaciuto, quindi adesso ho trovato anche il balsamo, proverò e vi farò sapere nel prossimo video sui prodotti da supermercato come sono. Le gomme, che ti hanno aperto un pacchetto, queste qua con la stevia, senza zucchero, amore, che combini, i tovaglioli, le zucchine, la pasta integrale, la salsa, yogurt, zafferano, che adoro tantissimo per fare la ricetta, quella là che vi ho fatto sul mio secondo canale del riso, risotto allo zafferano healthy, lo sto adorando, praticamente sto mettendo lo zafferano sempre perché dà un sapore particolare. Poi quella ricetta, se avete visto il video, è veramente buonissima. Poi finocchi, cavolo romanesco, una zucchetta bio, guardate che carina. Poi queste spezie mi hanno fatto impazzire, vabbè, altro yogurt. Queste mi hanno fatto impazzire, c'erano di tanti tipi, però alcune avevano lo zucchero. Invece queste qua no, ho preso tacos e burrito e kebab. Non vedo l'ora di fare tipo il pollo con queste spezie. E praticamente sono un mix di spezie, tipo ad esempio questa qua contiene paprika dolce, cumino, pepe nero, aglio, basilico, cipolla, senape. Non vedo l'ora di provarle, veramente mi hanno mandato al manicomio. Poi sono amante delle spezie, quindi ne compro tantissime, solo che le potevano mettere nei barattoli di vetro, vabbè, le travaserò io. E nei leggings che ho preso questi qua blu, per il semplice fatto che erano, quelle là nere erano a vita troppo alta, comunque li proverò e vi farò sapere, speriamo che mi vanno bene. Poi questo qua all'aperto sono queste cose mini patisserie, troppo carino, praticamente così, è troppo bellino ragazzi, costava tipo sui 4 euro. Troppo carino, adesso me lo metto, non so cosa metterci dentro, datemi dei consigli su cosa metterci qui dentro. Ah, c'è anche questo alto, quindi è di vetro, quindi ho paura di romperlo, ma carinissimo. E poi vabbè, gli albumi ovviamente, e qua anche questo qua, praticamente qua c'erano le coppettine da metterci, vedete, la frutta oppure il gelato, e sono così, molto carine, ma secondo me anche per metterci lo yogurt. Sono carinissime, sono tipo delle tazze coppette particolari, insomma sono molto molto fiera della mia spesa, che adesso devo sistemare. Ah, odio. Vabbè, se vi dico sta cosa non ci vedete, guardate qua, già è caduto, già si è rotto, com'è possibile? Cioè, com'è possibile che mi succedano? Ma questo no, sono il coperchio, cioè c'è neanche il tempo di dirlo, praticamente mi sono girata e per prendere una cosa è caduto a terra, si è fatto in mille pezzi, mi è andato anche sul piede. Vaffanculo. Questo no, praticamente mi è rimasto solo sto coso così. Cioè, perché mi succedono tutti a me una sfiga dopo l'altra? Guardate, non ce la faccio. Ditemi perché, sono un disagio, disastro, rompo tutto. Metto un po' di questa pomatina sulle labbra, cioè sul baffetto. Crema all'ossido di zinco. Se vi dovesse succedere un'irritazione vostra ceretta, vi straconsiglio questa, insomma, una qualsiasi crema all'ossido di zinco con Monici. Io questa l'ho comprata al supermercato
Ragazzi, io sto uscendo, mi sono messa questo rossettino carino, molto molto bello. E poi mi sono messa, adesso faccio vedere, questo body molto molto carino. È un body tutto ricamato, l'avevo comprato da Taywell, se non vi ricordate. Dietro c'è anche mio padre. Papà, saluta! Ciao! Mi volevo rubare la cioccolatina. Papà, sei piccolo così, tu sei piccolo così. E quindi niente ragazzi, adesso esco, mi sono messo questo body, jeans blu scuro, questo giubbino, che adesso da chiudere questa giacca, e queste scarpe, le solite di H&M. Yeah! Vi piace questo outfit? Tutto sbavato, trucco tutto sciolto, le occhiaie, è notte. Sono tornata alla serata, ho mangiato come un maiale che deve essere sgozzato, quindi mi sento un piccolo porco. Mangiato tantissimo, sgarrato da tutto e da tutti e da tutto il mondo, ma sti cavoli. Quindi, a proposito del video che ho caricato oggi, cosa mangio? Oggi non ho mangiato quello che avete visto nel video cosa mangio sul mio secondo canale, ma ho mangiato molte schifezze! Yeah! Viva, viva, viva la dieta, soprattutto quando sgarri. Comunque sto qua con la mia tisanina per cercare di digerire perché sto tipo morendo. Mal di stomaco tremendo perché ho mangiato troppe schifezze. Adesso sto editando il vlog, vi mando un bacio grande. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. Un po' meno la mia faccia adesso, ma ovviamente è quella che c'ho, solo questa. Devo andare a dormire. Vi mando un beso, lasciatemi un like e vi amo tanto. Buonanotte. Bacino anche da Bobby, che oggi non l'avete vista proprio, no mammina? Non ti pare vedere in diretta, dai. Mando un bacino a tutti. Buonanotte, adesso andiamo a letto. Ma vai presto.